Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video della serie The Client. Bentornati direi ragazzi, perché davvero è da tanto tempo che devo portare questa serie The Client. Ed essendo che è uscito un nuovo client, FPS Boost, per le Bedwars, ho deciso di portarlo. Andiamo in game, vi farò vedere direttamente come scaricarlo. Vi auguro una buona visione, se siete nuovi iscrivetevi, mettete la campanella e lasciate anche un bel like. Ci vediamo prima all'installazione del client. Ed eccoci qua ragazzi, bene. Una volta che vi trovate in questa pagina, naturalmente trovate il link in descrizione, cliccate su Windows o Mac o Linux in base a quello che avete voi. Io naturalmente clicco Windows, che è quello che ho io. Quindi sistema operativo Windows e lo scarichiamo. E in basso a sinistra vi apparirà il download. Una volta scaricato lo aprite e appunto qua naturalmente potete iniziare a scaricare. Mettete per me, user, iniziare a installare, installa e aspettate l'installazione. È molto semplice. Bene, l'avete installato e ve lo avvia direttamente. Diciamo che è una specie di Lunar Client. Vi trovate qui ragazzi e dovete loggare con naturalmente le vostre credenziali, quindi email e password. Questo client ragazzi purtroppo è solo premium. Perfetto, una volta che vi siete loggati naturalmente potete startare il client. Quindi il client naturalmente non l'ho ancora detto, ma è il Technics Client, che è un client ragazzi nuovo in poche parole. Lo scarichiamo e vediamo un po' come ci troviamo. Ed eccoci qui raga, questa è la schermata principale, option menu, c'è lo store, Technics Client, credo che sono le mod, non lo so, credo di sì. Poi qui c'è ragazzi cosmetic, va bene, e il language menu. Ok, naturalmente andiamo sul multiplayer, vediamo se qui che tipo cambia qualcosa single player. No vabbè, non cambia nulla. Multiplayer, animazioni molto carine, giuniamo sui pixel e vediamo un po'. Base comunque la keystroke, premiamo R shift. Allora, model menu, global setting, toggle sprint, che la tolgo, che appunto non uso. Mettiamo solo le mod che appunto utilizziamo. Allora, gli FPS, ragazzi, voi lo sapete, non li uso, ma li voglio utilizzare. Poi, compass modulo, non so cos'è, il crosshair, che crosshair c'è? Andiamo avanti a vedere. Cross, square, arrow. E vabbè, naturalmente mettiamo il nostro arrow. FPS boost, che vuol dire? Cioè, mettiamo tutto così, ragazzi, che dice che aumenta gli FPS. No, il clear grass, però no, il clear grass lo voglio. Poi, armor status non lo voglio, free look la vogliamo, time changer non lo voglio, potion counter no, rage display, vabbè, è inutile, block over lo togliamo. Comunque, ci sono tante nuove mod, ragazzi. Ok, item physic, particelle, queste le mettiamo. Mettiamo tipo uno così. Item physic no. Nikaider, c'è level head ragazzi. C'è level head, l'auto GG, GGL. Oh, anche l'auto GL, mettiamo l'auto GL. E va bene così. Qui c'è il... Ah, qui puoi posizionare diciamo. Ok, le mod, va bene, ho capito. E FPS boost tantissimo da quello che dicono. Quindi random of favorite e startiamo un bel game. Voglio però naturalmente diminuire qui il crosshair. Vediamo se cerco crosshair setting. Posso diciamo diminuire, okay. No, non puoi diminuire in questo modo. Ok dai, ancora troppo grande, ma dai va bene. Allora la perspective settiva con alt, tipo giusto, settiva con alt. Direi che ci siamo ragazzi, primo game molto chill. Ma quanto zoom c'è? Tipo la sensibilità un po' più altina, va bene. Ah, c'è proprio il gel in automatico, va bene. Poi un attimo modificare però la free look, esatto, la puoi mettere con F. Oh bella free look e si vola. Allora facciamo così, ci sono le particelle, ok, c'è solo il critical, va bene. Allora non ho messo il block over, non ho messo diciamo le mod che uso sempre, perché alla fine è inutile. Voglio solo vedere un po' come ci troviamo con questo client. Allora, gli FPS ci stanno, non male. Ma ha l'optfine questo client? Credo di sì che c'era l'optfine. Diciamo che gli FPS sono gli stessi. Ok, questo è andato perfetto. Sono gli stessi del Lunar, credo. Ma mi ha per caso modificato la sensibilità? No, 70, quindi non. FPS, ragazzi, sono gli stessi del Lunar. Anche se alcune volte tocchiamo anche i 200. Non lo so, ragazzi. Però, ragazzi, lo vedo molto fluido come client. Davvero molto fluido. Ci sta lasciando il grigio da del lato. Ma è un pazzo maniaco, ragazzi. Eh no, tu mi vuoi pensare TNT, ma muori. A posto. Dopo tanto ragazzi è tornata questa serie di client, quindi fatemi sapere se appunto ragazzi la volete con un bel like, veramente supportatela tantissimo, condividete il video con tutti i vostri amici, davvero mi farebbe tanto piacere. E lui si è clacciato, ma va bene così. E soprattutto ragazzi, se siete nuovi iscrivetevi e attivate anche la campanellina. Ok, no, mi fa il letto. Va bene, comunque ci posso stare, me la sono giocata male io. Comunque a boostare anche boost, ce l'ha con il suo piccolo boost, davvero. Ok, questo l'abbiamo mittato, dobbiamo un attimo cercare di toglierci dalle palle. Bastardo. Si è praticamente suicidato per killarci. Va bene così, naturalmente noi ce la cigliamo perché appunto stiamo provando il client. C'è anche ragazzi in atto nella tab list le mod di chiusa appunto il Technics Client. Tanta robetta ragazzi, ci sta. Direi ragazzi che ci siamo, secondo game. La cosa ragazzi che mi dispiace di questo client, perché è un cliente della madonna, credo che se l'avevano messo per SP ragazzi aveva fatto letteralmente il botto sto cliente, perché è un cliente della madonna. Fatto sta, cerchiamo un attimo
Questo perché mi picchio con le mani? Va bene. Aspettiamolo un attimo. Facciamo così. Bravo, broto. Mi sta toccando ogni tanto. Sì, mi ha toccato in realtà. Vero. Ripeto, ragazzi, gli FPS sono uguali, tra virgolette, a quelli del Lunar. Alla fine non cambia di molto. Siamo lì. Però comunque, ragazzi, per essere un cliente che è appena uscito, cioè è uscito davvero da poco, ci sta tantissimo, ragazzi. Ci sta davvero tanto. Essendo che i client sono straricercati, vi consiglio di comunque, non dico utilizzarlo, ma almeno provarlo, ragazzi, perché fidatevi che vi ci trovate bene. Io infatti mi sto trovando davvero molto bene. L'unica cosa, ecco, il mirino che magari si deve mettere proprio che si può rimpicciolire. Non in questo modo, perché così si può rimpicciolire, ma se lo stringi, ok, non so se mi avete capito, ragazzi. Quindi bisogna mettere che comunque bisogna rimpicciolire e basta, senza che stringe, eccetera. Fatto sta, il bianco perde il letto instant. Davvero, ragazzi, mi sto trovando da Dio con questo client. Oh, è un bel client, ragazzi. È un bel client. Se magari mi starei stufando del Lunar, Bad Lion, l'Epimo, tutti questi client, e siete premium, ragazzi, provate questo client, fidatevi che non ve ne pentirete. Se avete già provato questo client, ragazzi, lasciatemi un bel feedback sotto nei commenti, appunto come vi siete trovati, eccetera. Se non l'avete provato, ragazzi, c'è l'inscrizione, se volete scaricatelo. Davvero, ragazzi, io mi sto trovando molto bene. Sento che comunque la prima volta che lo provo non mi sto deludendo rispetto ad altri client, ragazzi. Comunque per la prima volta provavo. Questo qui l'abbiamo jumpato letteralmente. Facciamo così, letto andato. Ah! Ma si è disconnesso? Non si sa quello che ha fatto. A noi ci va bene così. Mi ha toccato. Cioè no, ragazzi, aspettate, perché ho scoperto una cosa incredibile. Con la V puoi direttamente startare game? Regà! Ma quanto cazzo è stracomodo! Se tu vuoi mettere un game, ti stai incazzando. V solo e si rifà. No, beh, raga, no, aspettate, perché sto client è una cosa che nessun client ha. Non so se vi state rendendo conto, nessun client ha. Che il grigio sta arrivando, noi facciamo così. Sta cittando. Tu non mi puoi dire che un player non prende knockback da lì. Ragazzi, l'hanno bannato e disconnesso per forza. Non ci credo che questo qui non stava cittando. È disconnesso perché l'hanno bannato, raga. Non ci credo che non stava cittando, davvero. Non ci credo. Secondo me si è riconnesso, ma l'ha fatto nel killato. Godo. C'è il signor rosso che, ragazzi, se noi facciamo così. È caduto? Nice. Letto andato. Facciamo così, tanto, ragazzi, su qui ce lo zziamo. È nice, così. L'unica cosa, ragazzi, che ho attivato il level head per vedere appunto il livello dei player, però non me lo dà. Possibile che non hanno il mio stesso client? Non lo so, però anche con il Lunar, anche se non hanno il client, lo vedi il level head, se non erro, ma non mi ricordo. Il verde perde letto, era anche disconnesso, va bene così. Allora, il signorago non è letto. Il signorago però non è neanche in base, dove cazzo è andato? Eccolo il signorago, ragazzi, allora, fireball. Oddio! Se l'è rischiata, fireball di nuovo. Ok. Mi voleva killare sto bastard. Che cazzo fa? Ah! Ma tu scrivici un bel GG. Ragazzi, allora, parlando del client, a me piace troppo. Io non sto scherzando, ragazzi. C'è la cosa che tu premi V e ti tippa nel game. Tipo, vuoi andare nel sumo? Sumo. Easy. Vuoi andare, che ne so, in un HC solo? Easy. Cioè, per farvi capire, ragazzi, quanto cazzo è comodo. Lasciate un like, iscrivetevi se siete nuovi, attivate anche la campanellina. Fatemi sapere cosa ne pensate, se già l'avete provato o no. E nulla, scaricato, c'è il link in descrizione. E vi auguro una buona giornata. Consigliate altri client sotto nei commenti. Bella.